Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e oggi faremo insieme una nuova cast challenge. Una nuova challenge per il Crayon Sim. Come sicuramente avete letto dal titolo e visto dalla miniatura, oggi faremo la Ugly to Beauty, però in 5 minuti. Eh sì, volevo rendere la sfida più impegnativa e quindi lo faremo con 5 minuti. Già prevedo un fail incredibile, però dopo ci arriviamo. Allora, ho pensato di fare questa challenge per il Crayon Sim, intanto perché le challenge per il Crayon Sim lo sapete benissimo che io le adoro, mi fanno sempre divertire tantissimo. E poi sul mio canale, come Ugly to Beauty, abbiamo solamente un video, e quel video che ho fatto era uno tra i primi. Non parlavo nemmeno col microfono a quei tempi, quindi capite quanto è vecchio. Quindi ho detto no, devo fare la challenge in maniera migliore, e quindi eccomi qui. Poi questa volta la farò in 5 minuti, quindi la farò in tempo reale con voi e non velocizzerò il video come ho fatto ormai 2 anni fa. Quindi forza, oggi voglio fare la Ugly to Beauty Challenge con voi in 5 minuti. Adesso metterò ovviamente sul mio telefono, che non potete vedere in questo momento, un timer. E poi appena scocca l'ora sentiremo una suoneria molto imbarazzante che ho messo, che va bene. Allora, quando partiamo dico via. Allora, partiamo, io ho paura. Ho preso comunque questo sim dalla galleria, si chiama Mary Mercier. Era uno tra quelli più scaricati, però effettivamente capisco il motivo. Cioè, guardate, è veramente osceno. E in 5 minuti non so che cosa posso fare con questa Mary Mercier. Però io direi di cominciare, perché altrimenti non finisco più. Allora, 1, 2, 3, via. Ho cominciato il timer. Muoviamoci subito. Allora, vediamo un po'. Intanto il naso, forza. Devo andare super veloce, perché altrimenti non riesco a fare niente. Allora, il naso l'abbiamo un po' sistemato. Utilizziamo le modifiche a dettagli. Facciamo la bocca, oddio che oscenità. Allora, vediamo un po'. Intanto togliamo il trucco, perché non si può guardare. Ok. Ok, abbiamo così. Oh mamma mia, orribilante. Allora, aggiustiamo gli occhi, aggiustiamo anche il naso, aggiustiamo pure la gobba che c'ha qui sul naso. Grazie, che sarebbe meglio. Oh mamma mia. Ok, ce la posso fare. Sì, è una faccia un po' schiacciata, però così c'è altro. Mamma mia, è orripilante, ragazzi, non ci riuscirò mai. Allora, poi ha questa bocca che veramente è una cosa di incredibile. Vediamo un po' se riesco. Allora, quella che non va bene è la faccia, però se allargo gli zigomi. Allora, quanto già è passato un minuto. Allora, muoviamoci. Allora, in realtà già così è molto meglio. Sembra che è un porcellino con questo naso così all'insù, è orripilante. Ma che è? Oh mamma mia. Vabbè, più o meno. Adesso facciamo degli occhi di una dimensione decente. No, non così. Volevo allargare. Ok, diminuiti più o meno, più o meno. Ok, prendiamo delle sopracciglia decenti, non queste qui, ok. Niente più unicidio, perché era veramente osceno. Ok, vediamo un po' di abbassare qui, alziamo qui, no, non riesco, non riesco. Ok, già abbiamo dato una posa migliore a questa tizia. Mamma mia, quanto è brutta però. È orribile. Allora, togliamo un attimo pure i dettagli della pelle. Ecco, oh, grazie al cielo, è finalmente diventata molto meglio. Mamma mia, è oscena, è un'oscenità vivente. Adesso magari mettiamo anche un bel taglio di capelli. Non voglio perdere tempo a sceglierlo, quindi mettiamo questo qui che è un CC ed è sempre bello. Altrimenti questo o questo anche, non lo so. Ne mettiamo magari un bel marroncino. Per quanto riguarda il colore degli occhi, ne mettiamo magari un azzurro, un verde. Vabbè, no, facciamo un marroncino chiaro. E nel frattempo andiamo al corpo. Quanto è rimasto? 2 minuti. Già 2 minuti, oddio. È una cosa impossibile questa challenge. Allora, togliamo sti vestiti, mettiamo qualcosa di decente, togliamo i guanti, togliamo tutto. Ha degli spalloni da nuotatrice. Allora, mettiamo un abitino di quelli molto molto carini, di questi qui, tipo, non lo so. Ecco, così è carina già. Oppure mettiamo questo, oppure mettiamo questo.
Questo qui è carino. No, 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 è orripilante. Oh, è orripilante, scusatemi. Mettiamo questa tuta tipo alla Lisa. Tipo alla Lisa. Mettiamo una tuta alla Lisa. Ok. Dobbiamo continuare. Lei ha gli occhi spiritati completamente. Ha gli occhi spiritati. Dobbiamo assolutamente abbassare questo. Alzare qui. Però non troppo. Sono troppo abbassati gli occhi. Però già è meglio. Questa qui pure da alzare. La bocca. Bisogna alzare i lati. Sto parlando a bambera, lo so. Oh, oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Trucco, 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 trucco. Eyeliner, eyeliner. Mettiamoci un po' di fard. Ok, ci ho messo il mio solito trucco. Sapete quello che metto ogni sim? Ecco, lo stesso. Io faccio un trucco standard per i sim. Poi, oddio, no, così no. No, mamma mia. Ok, va bene così. Va bene così. Magari un po' il mento che è troppo. Mamma mia, è orripilante pure sto mento. Oddio, guardate la sua faccia. E ok, più o meno ce l'abbiamo quasi fatta. Quanto rimane? Resta meno di un minuto. Ce l'abbiamo fatta? Più o meno. Ok, mancano 40 secondi. Cosa possiamo fare nel frattempo? Magari mettiamo delle scarpe? No, dobbiamo aggiustare la faccia. Allora, ai ai ai, dobbiamo aggiustare la faccia. Allora, sto naso è un po' enorme. Poverina questa che è nata con sto naso così, veramente orrenda. Un naso aquilino orripilante, però l'abbiamo aggiustata. Magari ne mettiamo un taglio di capelli diverso? No, no, secondo me faccio un guaio. Secondo me faccio un guaio. Ho poco tempo, ho 9 secondi. Ho 9 secondi. Le metto quello di prima. È finito il tempo. Siamo riusciti nel... Ok, basta però. Abbiamo capito. Sì, ho messo questa suoneria per far capire che ho fatto l'impresa. Ma in realtà non è tanto male, dai. Cioè, non è bellissima. Però, vabbè. Insomma, questa Mary Mercier più o meno è venuta. L'abbiamo messo questa tuta che elimina tutti i suoi difetti. Perché in realtà il suo fisico secondo me fa schifo. Vediamo un po'. Mamma mia. Vabbè, la tuta alla Lisa va benissimo. Ok, poi guardate quanto è secca. Non le ho messo nemmeno un pochettino di ciccia, un poco di massa grassa, niente, zero. Vabbè, l'abbiamo un po' migliorata però, dai. Un minimo, magari potevamo, ecco, un po' allargarle la faccia. Un po' farla, vabbè, mettiamo indietro però. Ok, così. Perfetto, dai, in 5 minuti siamo riusciti. Anche se... più o meno, qualcosa secondo me si può ancora migliorare, però sono riuscito nell'impresa. Secondo me aiutano molto anche il trucco, perché guardate, senza trucco è ancora un po' penosa, però dai, il trucco fa miracoli, quindi va bene. Perfetto, lei è la nostra Mary Mercier, ma io direi un altro nome. Elena? Elena Caroline Curious, ciao se stai guardando questo video. Non penso proprio lo stai guardando, però va bene. Vediamo Alice, Alice... Alice Mancini, Alice Barbieri, Alice Fabri, Alice Palumbo, Alice Rossi. Dai, non lo so, mi ispira Rossi. E va bene, abbiamo la nostra Alice Rossi. Vogliamo metterla a confronto con quella di prima? Mettiamola a confronto. Ok, lei è la nostra Marie Mercier. Oh mamma, è orripilante, è oscena. Allora, questa era la nostra Marie Mercier. Questa è la nostra... Mary Mercier attuale. Ovviamente non ho utilizzato le cose predefinite. Avete visto che ho fatto tutto con la manina. Quindi sono stato alle regole della Ugly to Beauty. Ovviamente ho cambiato le sopracciglia e i capelli, perché quelli solamente in quel modo si fanno. Non si possono cambiare a mano. E poi anche gli abiti e il trucco. Dai, sono contento, ce l'ho fatta a far diventare Mary Mercier una bella Alice Rossi. Ovviamente poteva essere più bella, guardate di profilo quanto fa schifo, è orripilante di profilo. Cioè guardate, oh bella e poi brrr, orrenda. Vabbè dai, sono contento comunque di aver superato questa prova. Avete visto anche che ho messo una bellissima sveglia. Ho rispettato i 5 minuti. Ovviamente li potete anche contare nel video. Ho messo 5 minuti precisi.
Perfetto, quindi direi che per questa Cass Challenge, questa challenge per il Clan Sim, può essere veramente tutto. Fatemi sapere un pochettino se vi è piaciuto e se vi ha fatto divertire. Io sicuramente ho screato tutto il tempo, cioè ho parlato a vanvera tutto il tempo. Tipo, devo cambiare le labbra, devo cambiare gli occhi, devo cambiare... ho parlato a vanvera, però... Devo dire che questi 5 minuti sono stati veramente intensi, mi sono divertito tantissimo, quindi va bene, dai. Sono contento di aver fatto questa Agrito Beauty. Oh mamma, non avevo visto i denti. Oh mamma, no, non l'ho cambiato i denti. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ah, no, non l'avevo visto questo. Guardate che oscenità. Va bene. Con questo direi che possiamo concludere completamente la challenge. Fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuta, se vi è divertito e se avete altre cast challenge da suggerirmi o altre challenge che vorreste vedere sul canale. Fatemi sapere. Io ne vorrei fare alcune, però alcune non ve le sto portando perché sono in lavorazione, tra virgolette, perché sto organizzando delle collaborazioni già da un po' di tempo. Vedrò magari in futuro se riuscirò ad organizzare. Vi porto queste nuove cast challenge. Non vedo l'ora perché poi... non dico niente, non spoiler. Comunque, direi che per questo video può essere tutto. Vi invito a iscrivervi, lasciare tanti commentini con i vostri pareri, lasciare like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Io mando un bacione fortissimo. Muah! Un bacino anche dalla nostra Alice Rossi, che devo assolutamente toglierla con quei denti perché è veramente oscena. E buon Sims a tutti!